attraverso delle forme che passano, che vengono viste dall'occhio, può anche comunicare sensazioni e coinvolgere gli altri sensi. E allora ho pensato quali sensi i tre artisti potessero chiamare, potessero fare riferimento. Così, guardando i lavori di Mancuso, che è anche il più giovane dei tre, immediatamente l'idea è stata quella di associarli alla tattilità, proprio perché in ogni sua opera, e anche i titoli rievocano questo, vi è una corporeità molto sentita, fatta di forme che si intrecciano, incastrano, abbracciano l'una alle altre. Poi il lavoro di Angelo, questo anche perché ci conosciamo da più tempo, ne abbiamo parlato tante volte, invece richiama l'udito, richiama la musicalità, ci sono questi confronti cromatici che suonano appunto armonie differenti. Qui ci sono questi punti, contrappunti, queste melodie, questi suoni tenuti lunghi, questi invece blocchi appunto di colore. E infine, guardando il lavoro di Sergio Dotti, ho pensato al profumo, ho pensato all'olfatto, proprio perché le sue sembrano degli stilemi erbosi, dei segni vegetali che vengono a passare come se imbevessero la tela o i supporti appunto che utilizza, e quindi la lasciassero poi appunto con questa traccia profumata. Sono sincera, io quest'arte non la conosco, però sentendo appunto la critica giusta, eccetera, l'ho compresa anch'io di più. È difficile giudicare l'arte astratta. Può significare tante cose, l'arte astratta. È facile quando c'è di mezzo la figura. Per me la poesia, diciamo, del segno o della geometria è importante. Che sensazione guardare quel quadro le ispira? Mi ispira una sensazione di serenità. I quadri sono... appartengono al DNA dell'autore, no? Fan parte della storia dell'autore, se no... fanno parte della carne dell'autore. La Ilaria Bignotti ha parlato di profumi. Forse più onestamente potrei parlare del fascino che ha avuto su di me pittori come Bacon, come Sutherland. E questo che cos'è che ti dice? Questo è una monelleria sana, simpatica, non lo so, mi dà un senso di vitalità interna, di gioia interna, ma qualcosa di fresco, di scherzoso. Anche questo è un qualcosa di molto vitale, ma più pacato, più tenue, più che ti apre l'anima. Le mie opere sono una ricerca del sacro, una continua ricerca del sacro. Caccio via il dramma e mi spingo oltre, proprio una ricerca di Dio, del divino.